Tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. È arrivato un pacco. Un pacco dal Giappone. Con gli occhi a mandorla, quindi un pacco con gli occhi a mandorla che ci è stato inviato dal sito Tokyo Treat. Tokyo Treat, un sito fighissimo che si trova su internet, di cui vi lascio i riferimenti qua sotto nel box informazioni. Bene. In questo sito potrete trovare tutti i prodotti snack giapponesi da assaggiare. Loro mandano delle scatole mensilmente, delle box, e questa è la box di ottobre, però versione premium. Come l'ho perché ottenuta, siamo noi, l'ho chiesta. Lo sai, ho visto un video su internet, non ricordo di chi, e allora sono andata sul sito, ho visto che c'era il post per gli youtubers, i blogger, ho richiesto una scatola e mi è arrivata. Dai. Sì, è la seconda volta che me la lancio in faccia. Bene, quindi prima che mi uccidano questa box. Meglio la scatola che queste. Brava, apriamo. Allora, c'è naturalmente questo... Facciamo vedere, guardate, è tutto imballato, c'è l'opuscoletto. Dove c'è scritto dietro, scusa, permetti, dove c'è scritto dietro quello che contiene la box di ottobre, come c'è scritto qua sotto, ottobre 2015. Yeah. Benissimo. Andiamo avanti. La nostra box, io metto il volantino davanti così so dire che cosa sono le cose. Prendo random e assaggiamo? Vai. Allora, comincio subito con queste. Che carine, a me le confezioni giapponesi fanno impazzire. Questo è il Ponsky Fon, il Ponsky Po, il, aspettate, Ponsky, il Ponsky Ponky Fried Snack, patatine fritte, vediamo, però poi sul Ponsky Fonsky, mettiamoci un beep, non so cosa sia. Allora, apriamo, l'odore è buono? No. Aspetta, fagliele vedere, volete? Prendi, caro. Assaggia tu prima. Sono questi agglomerati patatosi. Io aspetto che assaggi lui, di che sa? Di riso. Croccantissimi, dolci. Dolci con un pizzico di salato. E salati, al solito. Hanno le idee confuse, però buoni. Sono delle specie di... sono patatine di riso, credo. Basta che abbiamo tante cose da assaggiare. Cosa vedono le mie fusche pupille? Brava, è andata... c'è andata di lusso, ragazzi! Questi li conosciamo, li abbiamo già assaggiati, però di un'altra marca forte. Questi sono Tohato e sono i croquant de corn, i chocolate de corn. Questi però li abbiamo già assaggiati insieme. Vi mettiamo qui il video dove li provavamo, così potete vederli, e noi non li apriamo, così sì, non infatti, li sprechiamo. Andiamo avanti, vediamo di provare cose. Novità. Queste cosa sono? Cos'è questo? Oh, madonna. Allora, questo è un... vi faccio... qua c'è scritto? È una Marugame Noodle Made Pretzel Tempura Over Udon. Capito? E quindi questo come si prepara? È uno snack al sapore di noodle, quindi di spaghetti giapponesi, però a forma di pretzel. Allora, penso che si metta l'insaporitore all'interno. Allora, tieni. Apriamo la bustina. Questa è strana assai. Guardate, sono dei grissinetti, per intenderci. Madonna, con un odore... no, che schifo! Con odore di cipolla e brodo molto intenso. E questo qua ci va? Buoni però. E questo? Questo va qua dentro? Amore, penso di sì. Penso sia il condimento. Lo mettiamo? Se dobbiamo morire. No, lasciamo stare. Zenzero in polvere, metto? No. Senza zenzero in polvere è meglio. Con dei salatini. Salatini. Poi prendiamo questo. Questo che cos'è? Oddio, sono i Mikado al wasabi. Apriamo Mikado al wasabi. Wasabi Mikado. Una leggera copertura. Copertura più, sì. Piccanti. Questi hanno uno strato sottile di wasabi piccantissimo. Wow! E sale. Croccantissimi. Con un sapore di wasabi che quando è puro sa di pesce. Convieni con... amore, che problemi hai? Stai morendo? Scusate, vado bene. Poi andiamo avanti. Allora,
mio Dio. No, e questo come si apre? Questo cos'è? Allora, facciamo vedere. Una lattina con un cran caramel sopra. Si chiama Pocca Sapporo Pudding Shake. Una parte di pudding, un'altra parte di bevanda che tu puoi bere quando sei in giro. Una dolce composizione gelatina fatta con uova e cran caramel. Shake per 5 secondi e ciuch per il resto della vita. Vediamo verso adesso un cran caramel liquido. Sì, da portare in giro con sé. Sai, oggi sono in Vietnam, ho voglia di un cran caramel. Certo, no, una Coca, no, una Sprite, una Fanta, no. No, un cran caramel, una cosina leggera. Allora, verso, così vedete il colore. Io non lo bevo. No, tu lo bevi. Bevilo tu. Dai, bevilo tu. È così, è come se prendessi il budino, lo shakeraste forte forte e lo metteste dentro una cosa. E ha di calorie 55 calorie per 100 ml. Posso? Provo? Che cosa? Di che sa? Lascia stare. L'odore è di cran caramel. Sì, ma è di cran caramel annacquato. Io non lo so veramente, questi giapponesi sono malati. Vabbè, sa di Enervit Protein alla vaniglia. Dai, l'avete mai assaggiato? Buttalo, buttalo. È brutto. Va bene, e per te non è brutto, per me è brutto. Avanti, proviamo adesso questo, che mi fa proprio schifo anche la confezione. Perché, a vederla. Cos'è? Non lo so. Allora, cos'è? Questo, no. Questo è il Kintsuba Yokan Special. Questo è special, io ho l'occhio fino. Un tradizionale dolce, gelatinoso. Aspetta, a me la... Madonna mia. Ma che è? Mamma mia, a me queste cose tradizionali, ci vuole? Gelli. Ci vuole cose, cucchiaio? Che ne so, loro se la svaganteranno. No? Ma è dado, sembra i dadi quelli là della Knorr, il dado. È gelli. Visto, è tipo una cotognata. Brava, tipo una cotognata, brava. Ma di che cosa è fatta? Non lo scrivono di che cosa è fatto, scrivono cose solo belle. Delicious, bla bla bla, vedete, viene fuori proprio a gelatina. La mordi? Mordila tu. Ti prego, mordi. No, oddio, ci tu. Sono i fagioli. Mordila tu. Allora, non so se è di soia o di fagioli, ma sono questi legumi fatti con lo zucchero e compattati qua dentro. E sa di legumi zuccherati. Non è mangiabile. Fa solo schifo. Fa solo schifo, brava. Io passo, passo. Assaggiala. Passo, passo assolutamente. Ma scusa, è un'esperienza. È ma un dolce io... tipico che fanno da 500 anni. Ma perché? È un dolce tipico, andiamo avanti. Ora mettiamo queste, sempre della Mehi. Allora, questo è tutto unico. Queste uniche caramelle gellose sono al gusto di uva, va bene, e noi le assaggiamo. Che profumo, avevo una bambolina che profumava così. No? Tipo tic tac. Molle, jelly. A me non piacciono. Sono morbide. No, la sputata. Hanno una consistenza gommosa. Croccanti fuori, le schiacce sono gommose e sanno di uva. Benissimo. Vedo però che un'uva piacere. Molto forte, molto zuccherina. Va bene, andiamo avanti. No, non le comprerei. Proviamo questo. Non comprerei nulla di questo. Questo è questo? Un altro di Hai, credo. Allora, proviamo. Questo tradizionale dolce. Tutti tradizionali sono. Sì, per le festività giapponesi questo si usa. Questo diventa solido e si mangia in maniera divertita, ma non so perché, in pratica si fanno i lecca lecca, credo. Proviamo a farli adesso? Allora, c'è la vaschetta di jelly e i due bastoncini. In pratica lo devi aprire e fare il rolli rolli. Proviamo? Vediamo se risulta? Okay, fai il fai lecca lecca dell'onghi. Il fai lecca lecca dell'onghi, vado! Vediamo. Dai, fammi fare un lecca lecca. È come lavorare a Murano. È brava.
Vai, va bene. Se mi vede Willy Wonka mi assume. Willy Wonka. Allora, eccolo! Abbiamo fatto il Chupa Chups. Ora penso che lo devi fare stagionare. Tienilo in mano. Ora faccio il mio. È già duro? No. È che si deve indurire? Certo. Vediamo, lo lasciamo adesso indurire e poi vediamo a fine video come è diventato. Si è impiccicato. Ma questa è di fragola. Sa di fragola, ma sa di poco, non sa di granché. Bene, poi. Questi. Cosa sono? Non lo so, amore. Sono questi arrivati qua adesso. Questi sono biscotti al cioccolato chiamati Seven Stick Chocolate Cream. Perché sono sette, forse. Seven. Ora lo scopriamo. No, tutte queste confezioni ipercolorate. 2, 4, 6, sì, sono 7 e sono dei wafer. Già, questo lo assaggio. È uno strato sottile. Una specie di tronchi. Ma molto alla lontana. No, lo sai cos'è? No. Un Kit Kat senza la cioccolata esterna. Il sapore è più del Kit Kat che del tronchi. Non dare false speranze, più del Kit Kat. Passabile. E questo cos'è? Terrore. Il terrore. Questo qua? Chocolate Flow Rice Cake. Questa deliziosa torta di riso dolce ricorda il famoso cake Kinako Mochi. Ah, ecco, ora sì che ci siamo. Ora me lo ricordo il cake Kinako Mochi. Mochi, no. Che si usa durante la festa dell'ultimo dell'anno. E cos'è? Come si usa? C'è cocaina qua dentro, non lo scherzo. È la polvere di questi. Allora, versiamo le due bustine in questa vaschetta. Se è tipo cremina al cioccolato. Ok. Forchettina di cui è corredata la simpatica confezione. No, ci vuole più acqua perché diventano in pratica molle con l'acqua. Perché? Giustamente poi quando vengono in Italia e mangiano il gelato, questi giapponesi, chissà che cosa gli pare, dice cos'è? Tutto qua il gelato? Devo usare le mani, è come la cucina siciliana, si deve usare le mani. Si inzuppa nella polverina e si passa nel cioccolato o viceversa. Cioccolato o polverina? Assaggia amore, l'ho preparata per te amore. La devo assaggiare. Sembra di mangiare un'aspirina. Non lo so, ma veramente. Pessimo. Via. Pokémon Stick. Cosa dice? Pretzel. Va bene, sì. Questi sono molto popolari e questo ci spaventa enormemente perché tutte le cose popolari, guardate che carina la scatolina. E hanno uno strano colore stracciatella. Questo bastoncino al cacao. Credo, no? Crema di burro e salciare. È una crema di burro al cacao. Benissimo. Oh, buono. Molto burrosi. Come no? Andiamo molto avanti. Burrosi. Ultimo. Questo qua. Oh. Allora. Il tigrotto. Cos'è? Chocolate Animal Poo. Cucciolo di cioccolata. Vediamo che c'è dentro. È una scatolina. Questi però per le confezioni sono dei geni, per i packaging sono dei geni. E poi ci sono queste palline contro la maglietta nera. Vabbè, così. Palline. Pallina Puxia. Una volta sai che una di queste me la sono infilata nel naso e sono arrivata in ospedale a 4 anni. Complimenti per l'intelligenza. Che sanno? Non sono il cioccolato. Di che sanno? Di fragola quella. Dai, non sputare tutto, uno sprecone. E vabbè, e qua ci sono poi le Poiful. Sono le uniche jelly che hanno il sapore di soda, melone. Ah, che bello, una cosa normale finalmente. Ma insomma. Vediamo, io assaggio quella verde. Sono proprio jelly, io assaggio quella rosa. Questo di che sarà? Jelly, come le famosissime jelly americane. Ringraziamo Tokyo Treat per averci inviato la box premium. Noi ci divertiamo sempre tanto, a parte le
esperienze assurde. Allora, questo per la cronaca non si è solidificato, forse va in frigo. Ora lo metti in frigo, se si solidifica poi al momento della vi mettiamo la foto. Va bene, basta, che fa? È orribilante questa cosa che fai. Lei si diverte. Bene, ringraziamo Tokyo Tritte per aver fatto divertire Ombretta e lasciamo per il futuro Mantipancia che ci verrà dopo. Lasciamo i riferimenti qua sotto nel box informazioni. Speriamo di avervi fatto passare qualche minuto spensieratezza e divertimento. E io cerco di capire come funziona questo. Ci vediamo presto. Salutiamo tutti i nostri amici giapponesi pazzi. E mi raccomando, dolce il dolce e salato il salato. Ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao.